Gay Sports. It's in the gay. Quanto è il mio budget? 11 milioni. Devo vendere qualcuno. Mukoko per 10 milioni, chi lo vuole? Brighton & Hove. Vattene a fanculo. Non te lo do davvero, Mukoko. Prestito di Gil. Gil, si direbbe. 2 anni, Atletico Club Goianense. Va bene. Bruno Alvarado e Lacombe. 65-18 anni, me. Alvarado, 18 anni, 66. Non è il momento di spendere soldi adesso così. Trasferimento di Gil. La Lazio lo vuole. Ma sai che c'è? Io devo comprare quel russo lì. Quindi quasi quasi te lo darei anche. Gli ho dato prestito di Gil, Mazzocchi. Allora, io ti chiedo 1.300.000. Guarda, sono buono, 1.200.000. Uno in meno tre coglioni. Ostigard è quello del Genoa. Sì, è lui. Svincolato. Maldini alla Z-Alkmaar con diritto di riscatto. No, no, non te lo posso dare. Magari un giorno si rivela forte. E devo comprare quell'ala russa lì, per forza. Tessman con diritto di riscatto. No, te lo prendi senza diritto di riscatto. Tanto non lo accetti, quindi è inutile che te lo chieda. Aramu per 3.400.000. Massimo che potrei chiedere 3.700.000, quindi accetto 3.400.000. Ostigard quanto è? 72 a 22 anni, subito. Ma dello Schalke 04, se lo sono presi nel frattempo. Pratt, 66 cc, 17 anni. 17 anni è buono. 66-17 anni diventa fortissimo, però aspettiamo. Aramu venduto, perfetto. Dovrei averci i soldi per comprare quel bastardo russo, Zakarian. Intanto ti intavolo 10 milioni. Non te lo do! Che palle! Cioè, se vengo lì per chiederti un giocatore di quel ruolo è perché qualcuno in quel ruolo mi serve, no? Ti chiedono 14. Ma che pagliacci! Ti do il 25 della rivendita. 11,5, 25 di rivendita. 12,5. Poi non c'è soldi per l'ingaggio! 13 più 25%. Hanno rialzato a 14. Oh, ma che cazzo! 13,5. 25%. Me la alzano! Va bene, ti do 14 e il 25%. Poi non mi devi rompere i coglioni. 14,8. No, ma te sei proprio imbecille. Siamo fermi sul nostro prezzo e sti qua alzano. Ragazzi, ma questo è un glitch pazzesco. Questo è un glitch. Ragazzi, questo è un glitch. Perché da 13,9 sono andati a 15,9. Cioè, sti qua vanno a alzare. Cioè, mi si pianta. Mi alza le offerte. Cuisance per 10 milioni. Prestito per un anno allo Sheffield. Te lo prendi per 2 anni? Va bene lo stipendio. Ci si spartisce, va bene, va bene, va bene. È proprio un gioco del cazzo. Maldini in prestito, almeno ci siamo liberati un po' dell'ingaggio. Giocheremo la prima con lo Spezia, ma io voglio Zakarian in rosa. Forse non avete capito. Parto da 11 milioni, di nuovo. E mi richiedono lui. E io ti ripropongo 12. Mi sparano 20 adesso. 15 e 3. No, ma siamo seri. 13. 14 e chiudo. 14 e 25%. Cioè, fate veramente schifo. Cioè, ma non vi vergognate neanche un po'. È questo il problema. Ora, per fortuna ce li ho i soldi da dargli. 40.000 ti do. Piuttosto che averlo, guarda, 40.000 tutti tuoi. A questo punto mi prendo anche Pratt. Al massimo lo rivendo. 1.500 chiede. Va bene. Intanto sono rientrati tutti. Zakarian è un 75, golosissimo, ragazzi. Vedrai come sarà il sostituto di Bale tipo tempo zero. Vabbè, ragazzi, ci avviciniamo alla prima di campionato che sarà contro lo Spezia. Già qua mi vengono i fantasmi perché vista l'ultima di campionato dell'anno scorso. Gilli in prestito per 2 anni alla Goianiense. Accettato. Spezia e Lazio avremo. Milan, Napoli, Sampdoria e Fiorentina. Tanto settembre sarà tostissimo. Però qua ci sarà la Champions League, quindi noi più o meno faremo 3 partite adesso. Dai, Spezia-Venezia. Ranocchia, sì, va bene. Lo so che l'anno scorso hai fatto faville, ma quest'anno per ovvi motivi ci sarà qualcuno al posto tuo.
Intanto il capitano sarà Mukoko. Finalmente qualcuno che tiene le punizioni. I rigori sono affidati a Modric. Giocheremo la prima di campionato, ragazzi. Poi giocheremo con la Lazio, giocheremo col Milan e poi andremo in Champions League. Giocheremo con la maglia azzurra. Dai, ed eccoci qua all'Alberto Picco di La Spezia. Vediamo di non fare una figura di cacca con lo Spezia come si è fatto lo scorso campionato, grazie. Non ci tengo, sinceramente. Che soldi, è l'ultimo giro, è finale. Perché Capa è fuori posizione? Forster e Verde la mette fuori. Grande Fraser Forster. Busio. Mocio. E chi se no il primo gol stagionale? A chi se no Mocio? Apre lui la gara a Spezia. E chi se no, ragazzi? Same old story. Bale, Modric Provedel. Stava per rifare la stessa cosa della finale del torneo estivo. Pizzi, Busio, ancora Modric. Modric Provedel in angolo. Ho capito cosa fare. Bastoni per Andersen, ancora bastoni, ancora Andersen. Lato corto dell'area di rigore, Nguamba, Forster in angolo. Io non so, a sensazione Forster dà più fiducia per ora rispetto a Romero, eh. Poi magari, ragazzi, mi sbaglio. Forster! I cavalli si giudicano dall'allungo, non dalla partenza. Maggiore qua per Forster è come fare una colazione. Liner lancia Garrenzio. Garrenzio lancia Mocio. Mocio. Sono un coglione. Pizzi. Busio. Dentro Mocio il palo. Questa però va meno bene. Attenzione a Nzola, Nzola cara, Nzola, Forster, paratone, o un as per Bale. No, il rigore no, ragazzi, il rigore no, Vanzola. Lo sapevo, dove rimane il centrale, lo sapevo, pareggio di Nzola. Bestia nera lo Spezia, ragazzi, bestia nera. Tanto buon metodo scouting per Pizzi. Sì, ma che culo! Ma che culo, ragazzi! Che culo! No. Modric. Non sembra, ma sta facendo una differenza. Modric lì, un as! No, non è possibile! Non è possibile, ragazzi! Non è possibile che sia stato recuperato così un as! Finisce qui, impattiamo la prima di campionato contro lo Spezia. Non posso dire pareggio immeritato, non lo posso dire. Però che cazzo, i soliti errori, le solite cose, il solito script. Il palo di Mukoko a un metro dalla porta. Era così necessario farmelo prendere. Ghili in prestito, ciao. Zakarian, Bazuno, Davidovic, Bale e Liner impegnati con i nazionali. Mazzocchi, 1.300.000. Va bene, te lo do. Con chi siamo in Champions League? Spartak Mosca, Borussia Dortmund e Real Madrid. Cazzo, nel Real Madrid c'è Alexander. Però io credo che come secondo il girone possiamo passarlo. 28 agosto, in casa con la Lazio. Comunque sia, questa non la vinceremo mai. Poi devo capire perché Marusic è difensore centrale e Acerbi è terzino destro. Ho capito che la Lazio con la difesa ci capisce poco. Però ora, arrivare fino a sti punti è dura, eh. È al nuovo stadio, lo stadio Anguk. Basic, Correa. Gol, kick off glitch. Porca puttana. È inutile che tu migliori la squadra se sti qua poi non fanno un cazzo. Cioè, stessi errori, stesse cose, stessi problemi. Dentro Bale. Gareth Bale. Chi di kick off glitch ferisce, di kick off glitch perisce. Mi pare uno scambio equo, signori, eh. Bene o male, tutto da rifare, 1-1, dai. Grazie.
Grazie Luis Felipe. Ma non c'è nessuno. Modric dentro. Puertas! La ribalta il Venezia in pochi minuti. Col dopo Nani. Puertas! Destro a giro nell'angolino. Facciamo tesoro di questo gol, ragazzi. Facciamo tesoro. Mi dispiace dirlo, ma i passaggi che fa Modric ne fa mica nessuno. Va dentro Luis Alberto. Era regolare? Ma come può tornare la palla a loro, ragazzi? Gol, Forster. No, no. Oddio, era fuorigioco. Era rigore tutta la vita, sto qui. Che culo. Che culo, fuorigioco. Ma ha voluto bene. Bene, scivolato Acerbi. Allora Puertas. Mukoko gira. Busio, Busio, Busio. Gianluca Busio. Su assist di Mukoko. Mukoko non segna, fa assist, però va bene. 3-1 Venezia. Dopo il furto a mano armata che ci ha fatto la Lazio sul finale dello scorso campionato, che non lo scorderò mai. Bella lancia Mukoko. Stracoscia. Non ci voglio credere, che occasione, ma che palla di Bale. Davidovic pesca Bale. Mamma mia, che schema. L'assist del centrale, ex Verona, per l'ex Real Tottenham Bale. 4-1 Venezia. Ma questo è un gol studiatissimo. No, in realtà non è studiatissimo, è improvvisato, però è riuscito benissimo, come se fosse studiato a tavolino. Lemar, Forster, scouting per Modric. Mukoko. Rigore. Cioè, ma io mi chiedo, ma si può? Lo tira di qua. Lo tira di qua. L'avesse parato con lo Spezia invece che adesso, no? Imbecca un ass. Rigore. Giustamente, siccome ormai questa partita è vinta, il gol di Forster, signori. Il gol di Fraser Forster, che segna più gol in Serie A di Romero. Basso centrale, tranquillo. 5-1 Venezia. Il Latium umiliato. 5-1. E qua Sarri, ci è mancato gioco e ha giocato meglio. Noi troppi impegni, troppe partite. E intanto Gareth Bale si prende giustamente l'applauso del pubblico lagunare. Dopo che la prestazione di La Spezia, intanto il Piemonte Calcio perde, era stata un pochino né. Siamo giunti all'ultimo giorno di mercato, abbiamo venduto Mazzocchi, abbiamo 1 milione da parte. Che cazzo ci facciamo con 1 milione da parte? Tanto voglio vedere il Regen di Ibra a che punto sta. Deve essere un attaccante, ovviamente. Lindqvist è lui. Lui è Regen di Ibra, 17 anni. Atalanta intanto spende 62 milioni per Nesri. Fiordino per 1,6. Allo Spezia vai. Squadra di bastardi. Vediamo se ci sono acquisti clamorosi. Manca, ma quanto spendono? 45 milioni spesi dal Bologna, oh. Cioè, fatemi capire, la Fiorentina ricava 56 milioni dalle cessioni di Castrovilliam, Rabat e Sottil. Wow. L'Inter ha preso Voland, Thiago, Alcantara e Castils. Cazzo. La Lazio ha speso Hazard, Lemar, Barry e Parra. Tra l'altro 114 milioni senza cedere niente, quindi va tanti soldi da parte. Il Napoli prende Marco Reus, 95 anni. Il Piemonte Calcio, Ziyech, Mendes e Tierney. Da via Alessandro Pianca e Rabiot. Stanno esultando sicuramente i tifosi juventini. La Roma da tutti via, Zaniolo, Florenzi, Under, tutti via, ok? 80 milioni spesi dal Sassuolo, Lobotka, Sottil, Alraic, che cosa è? Fiordino venduto, ok, ciao. Noi sicuramente non faremo movimenti adesso. Cuisanza per 8 milioni e 9. Sì, domani. Pietro Ceccaroni per 1,50. Copenaghen, va bene. Va bene, giocheremo col Milan e poi chiuderemo l'episodio. Cernigoi per 1,7. Massimo 1,50 anche lui. Se ne può tranquillamente andare. Potrei a questo punto approfittarne per rinnovare i contratti. Cernigoi, Ceccaroni, Manempa, Nani. Non posso rinnovarlo perché vuole ritirarsi, perfetto. Non devo rinnovare i contratti quest'anno.
Allora, per Milan-Venezia, tra l'altro è stata l'ultima partita del campionato scorso. Intanto voglio il Milan con la maglia nera perché è bellissima, e noi con la maglia azzurra. Tanto Scout è nel 78, tra poco potrà prendere il posto di Pizzi. Io faccio partire Zakarian titolare e Scout al posto di Pizzi, sì. Poi quasi quasi anche Ojomo al posto di Davidovic, che comunque lo porto in panchina al posto di Cuisance. Vamos, Milan-Venezia. Ed è San Siro col tramonto, ma che bello. Finalmente hanno fatto anche qualcosa all'esterno, nel senso di grafica. Anche se c'è comunque il fossato che non c'è più lì. Però vabbè, a inizio proprio a bordo campo. Poi ti si perdona. E niente, stavo dicendo, hanno fatto un po' di mappetta fuori, cosa che una volta non avevano fatto. Sarà tosta, però non voglio prendere gol da Salem Makers. Obiettivo della partita, non prendere gol da Salem Makers. Ecco. Mancava l'errore in disimpegno. Gol di Brahim Diaz. Io voglio sapere come fa il gioco quando devi disimpegnarti a mandarti 40 giocatori addosso e a toglierti palla. Ho veramente la necessità interiore di saperlo. Altro errore in disimpegno. No, altro errore in disimpegno, ragazzi. Modric. Mukoko! La freddezza di Moccio alla prima occasione utile, perché in realtà di occasioni abbiamo avute veramente poche, se non proprio nulle. Bravissimo sia Moccio sia Scouten ad approfittare dell'errore di Tomori, credo. Beh, per Zakarian ci sta. Grande Ojomo. C'è Bale, Maignan e salva Castagne. Comunque Mukoko. Maignan in angolo. Una Spertas. Spertas proprio inesistente sta partita. Veramente. Che culo. Che gol. Rebic. Forster cosa ha preso. Rinvi corto. Ti pressano. Rinvi lungo. Non vinci il duello aereo. Io cosa devo fare? No. Il flipper. Che ovviamente quando c'è il flipper sono sempre aiutati gli avversari. 1-1. Forse meritavano assolutamente di più loro. E qua risuona l'inno della Champions League. Giocheremo al prossimo episodio la prima nella massima competizione europea. Repubblica Ceca come allenatore nazionale rifiuta proprio in tronco. Ruben Providence, 21 anni 70. Non mi convince. Blanchet, sì, 68-17 anni, sto qua diventa forte. Alex Calderon, 17 anni, terzino sinistro 67, può fare bene. Xabi Luna, 70, CDC anche lui, nel caso lo aggiungiamo. Amponsa, 69, difensore centrale, 17 anni, interessantissimo. Intanto Cernigo è venduto. Allora, intanto per pararmi il culo, Amponsa quasi quasi lo ingaggio. 17 anni, 79, è preso benissimo. Perfetto, 650 al mese. Zakarian può giocare attaccante destro, alla destra 2 settimane, sì. Onas però mi serve più sulla sinistra che sulla destra. Bene ragazzi, Venezia Spartak Mosca sarà la prima partita del girone di Champions League. Noi nel caso, ragazzi, dovesse andare male, comunque possiamo tranquillamente retrocedere in Europa League. Mi dispiacerebbe un casino, ma capire la situazione. E ragazzi, qui ci salutiamo. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi anche su Twitch. Tanti tanti contenuti. Che poi dopo GTA 4, ve lo dico, verrà The Last of Us. L'avete votato voi su Instagram. Grazie ragazzi, alla prossima.